Senti, Lucia, guarda che ti ho regalato da backpack. 5.11, roba seria. No. Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati qui dal dinamico duo del tiro dinamico, oggi in direzione del campo di Trasacco dall'amico Alessandro Cavidossi per disputare l'ultimo appuntamento del mini campionato Iron Target Race, in cui si spara soltanto ai ferri, quindi tutti i bersagli metallici, popper, mini popper, piattini, e lo faremo sia con un giro di pistola e un rientro in calibro 12. Quindi venite insieme a noi che il divertimento non vi mancherà e soprattutto sentirete tantissimi suoni di campana. Qua. Mettete davanti una macchina che tanto andiamo tutti insieme. Ed eccoci al campo di Trasacco, dove già tutti alacremente si danno da fare. O da cannone. Buongiorno a tutti, buongiorno! Buongiorno! Eccoli qua! Allora ragazzi, siamo pronti? Si accomodi nel caffè, pronto, eh? Ah, vai. Perfetto! Luciano, allora voi cominciate da questo qua, eh? Intanto cominciate da quello più semplice. Allora, faccio subito sobriefing e condizione di partenza, pistola da fermi, dietro il bidone, mano in posizione sul render, arma, colpo non camerato, primo caricatore da 5 inserito sul bidone, gli altri caricatori alla massima capacità per divisione. In freestyle, abbattere tutti quanti i ferri e per ultimo, per chiudere l'esercizio, il ferro bianco. Ok. Basta. Tiratore pronto? Pronto! Vai, in attesa. Ok, scarica. Ok, abbatti il cane, fondina. Il tuo tempo 13.06. Prepara. Pronto? Pronto. In attesa. Carica, batti il cane, ok, fondina. 9.56. Minchia! Caricatore da 5. Andreucci, chi è Andreucci Federico? Chi è? Chi è? D'andato. Condizioni di partenza. Partenza da seduti, primo caricatore con 5 colpi sul tavolo, lì in fondo, gli altri caricatori in buffetteria alla massima capacità per divisione.
L'arma sul tavolo scarica con la volata rivolta verso il punto rosso. La procedura: al segnale acustico recuperare il caricatore, okay, e prendere la... spostarsi all'interno del box e ingaggiare i ferri in freestyle. Per ultimo ingaggiare il ferro rosso che darà stop al tempo. Okay. Se avete domande... Posiziona l'arma. Ok, abbatti, fondina 18 e 68, migliorato molto. Allora, condizione di partenza: partenza in P1, arma in fondina, colpo non camerato, primo caricatore da 6 colpi, gli altri caricatori alla massima capacità per divisione. Al segnale acustico da P1 ingaggiare S1 e spostarsi in P2 ingaggiare S2, spostarsi in P3 ingaggiare S3. Il ferro rosso va ingaggiato per ultimo e fermerà il tempo. P1 e P2 sono intercambiabili. Buono. Carica. Bene. Prepara l'arma. Qui c'è la sicura sta cosa. Ok. Tiratore pronto? Pronto. In attesa. Carica, abbassi, 17 e 94. Anche se tu le separi, una molecola va in giro molto rapido. Praticamente sono... Andiamo a mangiare la Paolicina a fumo. Merenda, pecoraid. La merenda. Si prepara Domenico. Poi quando siete pronti faccio un mini briefing. Oh, il maestro! Ci siamo! Tutto ok? Tutto ok. Allora, se volete vi spiego un po'. Dai, va. L'arma in fondina a colpo non camerato. Ci abbiamo un P1, P2 e P2 e P3, ok? P1 e P2 sono intercambiabili, quindi possiamo cominciare come vogliamo. Al segnale acustico c'è P1 S1. Quindi P1, S1, ok? Spostarsi in P2, ingaggiare S2. P3, ingaggiare S3. S3 la serie. Numero 1. Che l'hai fatto?
scooter, are you ready? Ready? Stand by! Fondina, il tuo tempo 26:65. Buono. Preparati. Questo qua dammelo pure a me. E adesso velocissimamente ripercorreremo tutte e quattro gli stage, stavolta sparando con lo shotgun, il calibro 12. Ok, tiratore pronto? Pronto. In attesa. Ti faccio vedere, questo è un trucchetto che mi ha insegnato Fabio Guerra. Siccome sti caricatori non scorrono un cazzo quando sono vuoti, ci metti, sì, scusami, ci metti Brutacco e viaggi. Sei. Okay. Tutti contro di me. Ok. Va bene, carica. Prendimi la bandierina. La bandierina. Vai. Allora, la sicura è già inserita. Okay. Corpo camerato. Ok. Pronto? Pronto? In attesa. C'è la lana dentro, però. Ok, scarica, fondina. 6,75. Tiratore pronto? No, aspetta. Vai, vai. E te colpo. Vai. Pronti? Pronti. In attesa. Bravo, okay. Bravissimo. Scarica. Oh, scusa. Vado a mettere intanto il caricatore, ok? Ah, sempre con il rosso, lo sapete. Ok. Vediamo. Sì. Questo? Ok. Ok. Tiratore pronto? Pronto. In attesa. Scarica. Uff,
Il tuo tempo 12 e 32. Ok. Tutto chiaro? Chiaro. Tiratore pronto? Pronto. In attesa. Vado? Vai. Salto il video. Stiamo bivaccando, un po'. Bravo. Non dicevo più com'era il giorno. Mi mancava di poco. Non camerato il primo caricatore da 6. Tiratore pronto? Pronto. In attesa? Ok, 15.02. Chiudi? Sicura? Troppo dentro. Scusa, troppo poco. Che ci dai, eh? Vai. Sì. Allora, shooter, are you ready? Ready. Stand by. Con calma, ok, scarica l'arma. Olè. Ora cerchiamo di fare cose un po' meglio. Assolutamente, sei troppo io. No, col fucile non è facile. Allora, imperiali, quindi abbiamo fatto il quarto stage. Questo qui, shotgun. Allora, vai. Prepara l'arma. Okay. Tiratore pronto? Pronto. In attesa. Scarica l'arma. Aspetta un attimo. 16.02 vai. Manca la pistola con la con Red Dot. E anche questa gara doppia duplice calibro 12 e pistola ce la stiamo portando a casa. Adesso non ci aspetta altro che finire la giornata di tiro con gli arrosticini, perché qui siamo in Abruzzo, la ospitalità è grandiosa e gli arrosticini sono un piatto estremamente tipico, quindi andiamoci a godere un po' di ristoro aspettando le classifiche e, perché no, prendendoci anche un pochino in giro e sempre poco sul serio. Un minimo
un po' pure così, un po' pure eccolo, così. Eccolo, oh, grande! Che posso parlare mentre mangiate? Bene ragazzi, grazie a tutti per la partecipazione. Questa è stata una gara, come avete visto, abbastanza familiare. Bravi! Bravi tutti, bravissimi! Se magna, se beve e se spara, oh, beh, se spara, se magna e se beve. Bene, allora andiamo con la classifica e partiamo dallo standard bifilare, basic. Primo classificato, Verdecchia Marcello, non c'è, è della... Bravo, bravo Marcello! Secondo classificato, Infantino Lorenzo. Bravo! Dove sta Infantino? Bravo. Eccolo. Classificato. Grazie. Allora, se volete vi dico i tempi, Marcello 64 e 42, Lorenzo 78 e 35, Lucio D'Andrea che è di Sulmona, Six Academy 79 e 86. Bene. Serrata, serrata, sì. Ok, andiamo avanti, disse Ferdinando alla cavalla. Primo classificato Verlengia Nicola. Secondo classificato Bucci Fabrizio. Terzo classificato Imperiali Fabio. I tempi 61 e 34 Nicola, Fabrizio 72 e 12, Fabio 72 e 83. Cazzo! A te. Okay. Vai, grande. Standard bifilare master, terzo classificato. Sul pizzicasto. Dai, bravo. Dai, classificato un certo Alessandro Cavidossi. Bravo! Eccolo. Vai, standard bifilare elite. Terzo classificato Stefano Abruzzo. Primo classificato, scusa, secondo classificato Gianluca Morino. E chi cazzo è il primo? Primo classificato Oltion Derbyshire. Optic Punched Castellani Roberto, primo classificato. Optic Elite Sabatini Maurizio, nonché campione di divisione. Prendi un po'. Shotgun Tactical Manual Advanced Costa Enrico, terzo classificato. Secondo classificato Delvinaccio Luigi. Primo classificato Scognamiglio Benito. Tactical Manual Basic. Primo classificato Antinucci Luciano. Grande! Uno, sei arrivato uno, grande, Luciano. Sei arrivato uno. Classificato Maurizio Rapposelli che non c'è. Open Basic. Primo classificato Piacente Pietro. Eccolo! Pure questo sta. No, sto invitato un attimo a fare lo sticino. Open Advance. Terzo classificato Cavidossi. Secondo classificato Verlengia Nicola. Primo classificato, guarda, già sei preparato. Imperiali Fabio. Vabbè, però è meritato, sì. È un mostro. Shotgun Open Advance. Primo classificato. Bam, bam, bam. Nonché campione di divisione. Nella vita. Nonché campione di divisione. E ciò sa. Sei assegnato a mani bassissime. Capito, tu sei secondo o terzo? Io sono secondo, no, io sono terzo. Aspetta, io sono terzo. Io sono terzo. Sì, sì, mo' quando torno a casa lo faccio. Perfetto. Se anche questo video ti fosse piaciuto, ti chiedo, come di consueto alla fine, ma in anticipo, di cliccare il pulsantino in basso a destra del tuo schermo per gratificare il mio e il nostro piccolo impegno con un sempre simpaticissimo like. Se pensi che altri possano essere interessati a scoprire le bellezze del tiro dinamico vedendo questa gara, ricordati di condividerla su tutti i social. E infine, se questa fosse la prima volta che sei qui sul fantastico canale di Outbreak Channel, ricordati di iscriverti, perché l'iscrizione è assolutamente gratuita. E come fare? È semplicissimo, basta cliccare sul mio faccione con la maschera antigas e attivando la campanellina delle notifiche sarai informato in tempo reale per ogni nuovo video caricato, non perdendone più nemmeno uno. Anche per questa volta dal campo di Trasacco è tutto, come sempre appuntamento alla prossima!